Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi siamo su Farming Simulator 19, mappa alpina. Prima di iniziare però la partita, vi volevo ricordare di dare un'occhiata in descrizione perché troverete i link, del mio canale Twitch, dove streamo tutti i giorni dal lunedì al sabato, passate a trovarmi live, il link del mio shop, il link del mio gruppo Telegram, la sala giochi di Nora. Se volete fare una donazione trovate il link donazioni. Se vi interessa comprare questo gioco scontato, potete trovare il link di Instant Gaming oppure direttamente dal sito della Giants, oppure trovate tante tante offerte, nel sito cdk.it. Detto questo, ragazzi, io vi auguro una buona visione. Benvenuti a tutti nella mia Erlengrand, nella mia azienda agricola. Allora, è sera, ragazzi, sono quasi le 21 di sera. Direi che è inutile fare i lavori a quest'ora, quindi andiamo a Nanna. Mandiamo qua il personaggio a dormire almeno 9 ore. Ecco qui, così sarà un nuovo giorno e si inizia a lavorare. Dobbiamo portare avanti questa baracca qua, bisogna lavorare. Allora, sono arrivati un po' di soldini, nonostante le spese di manutenzione, altre cosine varie, ci sono anche gli interessi che si tira via la banca ogni giorno perché ho il debito. Comunque, sono arrivati un po' di soldini, 35.000 euro in cassa. Allora, quasi quasi altri 5.000 euro alla banca glieli restituiamo. Sì, ho fatto chiedi, no, restituiamo. Ok, 490.000 euro il prestito. Piano piano scende, era da 500.000, piano piano scende. Allora, oggi che se deve fa? Andiamo un po' a vedere. Direi che è arrivato il momento, raga, di arare il terreno 1, ma ararlo in compagnia nel senso che mi devo fare aiutare da un operaio, altrimenti non finisco più. Allora, andiamo a vedere situazione animali. Al mattino si devono sempre controllare gli animali. Le galline sono a posto, un po' di pulizia da fare nelle mucche. Allora, vediamo un po'. Abbiamo già qui tutto pronto. Possiamo utilizzare questo. Accendiamo le lucine. Non si vede niente, ma che c'era il palo. Ok, ho tutto pronto, anche la benna già attaccata, perfetto. Ah, devo guardare la situazione latte delle mucche, perché mi servirebbe. Prima o poi devo anche comprarle, devo comprare qualche mucca in più. Allora, mettiamo per bene la benna in modo che riesca a raccogliere. Così non raccoglie. Ok, così raccoglie. Ecco qua. Animali puliti, puliti. Teniamo le stalle pulite, che è meglio. Adesso stavo riflettendo. Per farmi aiutare ad arare il terreno 1 dall'operaio, io non è che ho molti trattori, questo è quell'altro piccolino, quello verde e giallo. Mi sa che utilizzo questo con l'aratro, tanto dovrebbe farcela. Quindi adesso vado ad affittare un aratro. Non lo compro, ma lo affitto per il momento e mi faccio aiutare ad arare. Allora, è arrivato il momento, è arrivato il momento, anche perché quel terreno lì l'ho comprato per utilizzarlo anche, deve farmi guadagnare qualche soldino in più. Quindi lo aro, lo semino. Ok, vediamo se molla tutto, perfetto. Magari il peso lo mettiamo davanti. Visto che dietro ci deve andare l'aratro.
Ok, perfetto. Mi reco al negozio. Così affittiamo questo aratro per lavorare. Nel frattempo ci godiamo il panorama di questa bellissima mappa. Ehi, impazzito qua. Telecamera interna. Eccoci. Sono quasi le 6, il negozio già alle 5 è aperto, quindi non problem. Ok. Andiamo a prendere questo aratro, vediamo qui. Quella che uso è una mod, questo qua. Costa 17.000 euro, ma io lo devo affittare, quindi noleggiato mi costa 867 euro, va più che bene. Allora, va benissimo anche questo colore perché tanto il trattore rosso nero è, quindi va più che bene. Noleggiamolo e siamo a posto. Allora, lo ripiego. Così si cammina meglio e via. Organizziamo i lavori. Ora speriamo che l'operaio non mi freghi troppi soldi. Nel terreno 1 devo vedere cosa seminare. Mi sarebbe piaciuto seminare girasoli, ma purtroppo non ho i mezzi per poterlo fare. Vediamo. E andarli ad affittare sarebbe una spesa che al momento, anche solo affittarli, mi costerebbe comunque per i pochi soldi che ho. Magari vediamo, ho già un terreno che sta crescendo, dove sta crescendo la soia. Un terreno dove sta crescendo l'avena. Quindi mi sa che l'uno potrebbe per il momento diventare un terreno per seminare la colza. Ah, qui c'è erbaccia. Forse devo dare l'erbicida. Sto facendo un giro lungo, vabbè, l'importante è arrivarci. Fa lo stesso. Dove finisce qua il terreno? Chi lo capisce? Allora, facciamo così. Qua non si capisce dove finisce il terreno. Dovrei lavorarci con l'editor e fare la stradina. Magari off stream lo faccio. Adesso non sto a perdere tempo con l'editor. Lo faccio off stream. E anche qui però, devo fare anche qui la stradina perché non mi piace non avere i margini qua dove inizia, dove finisce il terreno. Vediamo se l'operaio lo sa. Io poi mi sistemo con l'editor off stream tutte le cosine che devo. Allora, iniziamo a far lavorare l'operaio. Ecco, lui lo sa, vedi, è andato un po' più avanti. E adesso lavora. Ari, ari. Aspetti, aspetti, non è che ha la creazione campo attiva, però. Andiamo a vedere. Cosa c'ho adesso? Vediamo.
Aspetta, devo un attimino licenziare l'operaio. Permetti creazione campo. Limite ai campi. Ok, facciamo così. No, aspetti però, mi sta combinando un casino. A questo punto partiamo di qua. Faccio un attimo io. Ok. Ce la fa a fatica, mamma mia. E se libero il peso va un po' meglio, chissà. Questo trattore, raga, praticamente non ce la fa. Vediamo se lascio il peso, se può migliorare un po' la situazione. Non ce la fa proprio. Vediamo l'altro. Non capisco quale dei due trattori che ho effettivamente è più potente. Vediamo. Immaginavo che qualche problema ci sarebbe stato. Allora, questo ha 136 cavalli, questo 100. Nessuno dei due va bene. Vediamo, questo aratro vuole almeno 180 cavalli. Allora facciamo una cosina, andiamo a vedere gli altri. Questo vuole troppi cavalli, per dire. Abbiamo questi qua, sono sempre una mod, eh? Giusto per farmi aiutare un po'. Questo è 3,6 m, 3,6 m. Quanti cavalli? 180. Mamma mia, tutti altini sono. Questo vuole 140 cavalli. Ma questo è piccolissimo. 2 metri vuole 100 cavalli. Questo 140. 136. Forse con quello da 140 ce la fa. Allora, mi sa che dobbiamo cambiare un attimo programma qua. Questo qui. Invio, torna indietro. Andiamo a prendere pazienza l'aratro da 140 cavalli, che forse il trattore ce la fa. 2 metri 8, vabbè, quello che riesce riesce, l'operaio va bene lo stesso. Andiamo ad affittarlo, il prezzo vabbè più o meno è sempre quello, che cambia qui. No, va bene normale, tanto deve solo arare. Noleggia. Ok. Andiamo a ritirare questo aratro. Magari ci andiamo con questo. Che situation? Mi serve un trattore, lo so, mi serve un altro trattore che sia un po' più potentino di quei due lì che ho. Il prossimo obiettivo sarà comprare il case Puma e se compro il case Puma magari per i lavoretti così per gli animali dare l'acqua insomma i lavoretti leggeri uso uno dei trattori piccolini magari vendo non lo so uno di quelli che ho. Vendo quello lì rosso per esempio e mi tengo invece quell'altro verde giallo che sa un po' di trattore vecchio, diciamo così, vecchio stile che non mi dispiace. E quello lì rosso e nero lo vendo. E magari tengo questo qui per fare anche i lavoretti più leggeri, anche questo. Che non è tanto grande alla fine. Dove sto andando non lo so, che mi sono sbagliata di strada.
Dovevo guardare prima i cavalli che richiedeva quell'aratro. Questo dai, dovrebbe farcela. Questo qua si chiude? No, non si chiude, è talmente piccolo. Allora, l'impostazione permette creazione campi è attiva. Io invece la devo togliere. Che il terreno poi me lo sistemo io con l'editor. Wow, attenzione. Iniziamo bene con questi lavori, eh. Iniziamo la giornata col piede giusto. Che qua non c'è un limite nei campi, lo sa solo l'operaio dov'è, io non lo riesco a capire. Me lo farò con l'editor perché non si capisce niente. Allora, vediamo se adesso l'operaio riesce a lavorare con questo. Allora, permetti creazione campi, dobbiamo disattivarla. Ok, fatto. E adesso come ha completato il lavoro? Ma che sta lì? Ok, ce la fa. Meno male, l'aratro da 136 cavalli con questo si riesce. Vadi. Situazione risolta. Devo recuperare il peso. L'aiutante è bloccato da un oggetto. Ah, no, no, ok, ero io. C'è ancora poca luce. Altre lucine ne ha questo trattore? No, questo è il massimo. E vabbè, sono le 6 del mattino, d'altronde. Mi vado a prendere l'altro aratro. Andiamo ad arar. Con quanta felicità. Allora, il mio aratro blu e rosso è molto bello. Prima o poi devo fare manutenzione. Sto trattore tra un po' non va più. E devo ancora comprare il serbatoio di benzina. Serbatoio da tenere in farm. Salve. Allora, prepariamoci. Più o meno cerco di mettermi in linea con l'operaio. Vi lascio un po' di spazio però perché
Lui deve lavorare. Allora. Va bene così? Nonara. Ah, devo fare permetti creazione campi qui, vuoi vedere? Esatto. Non è che sta andando proprio bene, ma vabbè. Sistemo io dove lui fa danni. Arriva il treno. Guardate come ara l'operaio che mi lascia lì l'erbetta. Pazienza. Allora, qui devo andare pian pianino, che cerco di stare sempre in linea. Così può andare. Magari non sarà perfetto l'uno, ma vabbè, qua la precisione non è facile da ottenere. Io ci provo a fare le cose bene. Qua mi rimane però l'erba. Non è che l'operaio adesso finisce questa strisciolina e mi dice che ha finito di lavorare. Perché lo metto a lavorare dall'altra parte. Voglio vedere se continua da solo. Ah beh, ancora deve fare quella lì. Allora, vediamo un po' più avanti. A posto. Viene un bel campo qui comunque, eh. Ecco, ora qui è già è un po' in salita in realtà. Lì sistemo con l'editor. Se l'operaio ha finito e tutto il resto del campo. Signor operaio, lei mi ruba i soldi e non lavora bene. Adesso lo metto a lavorare dall'altra parte e sistemo ciò che lui ha lasciato. Ok, allora recuperiamo questo. Operai combina guai. Come si fa? Come si fa?
accendiamo le lucine. Ci vuole pazienza anche con loro, ci vuole pazienza. Dove va? Dove va? Ma perché non cammina questo cosino? Allora, non vuole camminare dove ci sono i binari. Ho fatto per tempo a spostarmi dai binari. Qui lasciamo un po' di spazio. Vediamo l'operaio da dove inizia. Perché non inizia? Devo farlo io. Ma no, non vuole lavorare sto operaio? L'operaio non vuole lavorare forse perché qui, forse perché qui c'è tipo il margine del terreno, adesso vediamo. Voglio vedere se fa l'altra striscia. Niente, lo sistemerò tutto io sto terreno, lo so già. Sti operai non sono buoni a niente. Questo terreno non è dritto, viene un po' più corto alla fine. Anche perché mi devo lasciare lo spazio di manovra poi qui. Vediamo se si convince. Oh, si è convinto. Ci siamo capiti. Eh no, era giusto. Ok, sistemo i suoi danni. Poi non sono danni gravi, però. Qui ci sta che rimanga un po' di spazio. Giusto un po' d'erbetta qua. Ah vabbè, ma lui aveva arato. Ah, allora no, ne devo togliere di più. Ma quasi quasi lascio, vabbè, che dici, dall'altra parte c'è un po' d'erbetta. Io la toglierei quella lì. Lascio la stradina e basta.
Che lavori, che lavori, devo sistemare dopo. Dopo sistemo con l'editor, faccio la stradina sistemata. Cerco di fare una cosa ordinata e dritta. Non è mai così semplice fare i terreni. Anche qui da sistemare con l'editor perché devo avere lo spazio di manovra. Quindi ho bisogno di più spazio, lo accorcerò un po' il terreno. Per ora aro. Ma poi sistemo. Niente, quell'operaio non ce la fa a fare lavori buoni. Guardate là, che mi lascia l'erbetta. Lo tengo lo stesso, lo lascio lavorare perché bene o male un pochettino riesce ad arare, mi risparmia qualche passaggio. Però non sta facendo un buon lavoro, eh. Proprio per niente. Ora botti. Allora, raga, ho finito di arare il terreno insieme all'operaio. Ho sistemato ciò che lui aveva lasciato un po' così, delle erbette in giro. Allora, ai lati destra e sinistra può andare, diciamo, bene, anche se devo sistemare come ho detto. Sistemerò un po' con l'editor qua, con l'editor i margini e devo sistemare qua. Vedete, qui non mi piace per niente che sia così. Piuttosto accorcio un po' il terreno perché magari gli faccio un po' di stradina e un po' di erbetta. Faccio i margini con l'erbetta perché comunque il terreno non è dritto. Ma io devo avere spazio di manovra poi qua con i mezzi, perché se arrivo qui con una seminatrice un po' grande, poi faccio fatica a far manovra. Quindi adesso me lo studio un attimo e risolvo con l'editor, poi vi faccio vedere il risultato finale del mio lavoro. Allora, ragazzi, eccomi, vi faccio vedere. Ho sistemato per bene il terreno. Accendo un attimo il trattore. Facciamo un giro. Allora, ho cercato di farlo più dritto possibile. Vedete, ho sistemato qui. Qui ho messo l'erba dove sto passando adesso col trattore, così ho abbastanza spazio di manovra per appunto fare le varie manovre che saranno necessarie quando si lavora sui terreni con trebbie, seminatrici. Ho proprio lasciato un bel po' di spazio di manovra. Qui ce n'è un po' meno, però dovrebbe andare bene lo stesso. Ho sistemato anche qui, ho messo l'erba, poi crescerà. Quest'erba poi cresce e diventa come quella che c'è qui di fianco. Ho sistemato anche qua. Adesso è tutto dritto. Ho sistemato pure questo lato. Una volta che poi mi metto a lavorare con l'editor mi diverto anche alla fine a sistemare, mi piace. E ho fatto una piccola modifica anche qua al terreno 2, vedete? Ho tagliato un po' il terreno perché ho fatto un sentierino. Così qua c'è il sentierino per venire a lavorare nell'1. Ho fatto questo sentierino qua, mi piace molto. Che si collega a quest'altro che fa il giro appunto qua della farma. Fa il giro intorno alla farma e ai campi. Così è comodo invece di stare a prendere e attraversare i campi, che non è giusto passare sopra i terreni. Mi sono fatta il sentierino, arrivo qua e lavoro. Ci è voluto un po' di tempo, ci ho perso un po' di tempo, però
Sono soddisfatta del lavoro. Questi sentierini li ho fatti tutti io, li ho sistemati un po' quando ho comprato i terreni, come quando ho diviso questo qua. Questo era il 3, era un unico terreno. Io l'ho diviso, ho fatto più terreni, ho fatto i sentierini. Ok. Direi che posso essere soddisfatta del lavoro, il campo è stato arato, devo fertilizzarlo, seminarlo, insomma, adesso posso iniziare a produrre qualcos'altro anche in quel terreno. Devo dare l'erbicida nell'altro, quello dove ho seminato la colza, però non ho più tempo a disposizione per questo episodio, quindi mi devo fermare qui. Io vi ricordo come sempre di spolliciare per sostenere la serie, condividete i miei video se vi fa piacere e guardate i link in descrizione perché troverete i link per raggiungermi nel mio canale Viola dove streamo tutti i giorni dal lunedì al sabato. Il link per comprare Farming Simulator 19 scontato oppure il link per comprarlo direttamente dal sito della Giants con tutti i DLC. Mi raccomando, guardateci. Poi c'è anche il link per raggiungermi invece nel mio gruppo Telegram, la sala giochi di Nora. Se mi volete supportare con una donazione, c'è il link donazioni. E che altro dirvi, ragà? Grazie per aver guardato l'episodio, grazie perché mi sostenete anche qui su YouTube. E alla prossima, ciao a tutti!